Partiamo dalla cosa più semplice, diciamo, sono attratto dai film, soprattutto dalle storie, devono essere delle storie che mi devono emozionare. Noi abbiamo con la nostra società, la Interfilm, facciamo sicuramente, scegliamo delle storie che parlano del sociale, della vita, che vanno in profondità, mai storie leggere, può essere anche, diciamo, sotto forma di una commedia, ma devono comunque raccontare bene il sentimento e entrare sempre in profondità. Questa è una scelta, diciamo, editoriale che da sempre abbiamo fatto. Io con la Interfilm collaboro da 3-4 anni in modo proprio, diciamo, specifico come produttore, e appunto l'ultimo film che ho prodotto è un film di una storia, tratto da una storia vera, che è di Marco Simo Puccioni, Come il vento, ed è un film che ha una forte storia. La sicurezza può essere, diciamo, anche, può essere anche tradita, diciamo, dal carattere della persona che ti espone un progetto, nel senso che magari ci sono delle persone che hanno una timidezza in più e quindi magari non riescono al meglio ad esprimere, diciamo, il loro progetto, però lo senti, diciamo, dalla scrittura, dagli occhi, dagli sguardi, da quello che ti trasmette. Quindi sicuramente oggi ho sentito delle emozioni, magari a volte, in alcuni casi è capitato che magari non hanno saputo esprimere al meglio, diciamo, il racconto, però ho sentito che c'era un'intenzione, che c'era una profondità, che c'era un sentimento, e quindi diciamo che non mi soffermo soltanto a come viene esposto, ma piuttosto cerco di capire se realmente questa persona anche ha vissuto quello che sta raccontando, perché secondo me è fondamentale che alcune esperienze vengano vissute per poterle raccontare. Trovo che questa sia stata un'ottima idea. Di unire qui, appunto, con il premio, grazie al premio Amidei, di ospitarci per poter, diciamo, avere la possibilità ai giovani, visto che io sono un giovane produttore, e di dare spazio a nuovi talenti, a nuove idee. Quindi trovo che sia un'idea molto vincente, che dovremmo farlo in più situazioni, quindi non avere un unico, diciamo, appuntamento, ma poterlo sviluppare, perché noi chiaramente siamo sempre alla ricerca di nuove situazioni, di nuove persone con cui lavorare. Le mie passioni, diciamo, precedenti al mio lavoro, quello di produttore, è la cucina. Sono un amante della cucina, non a caso mio fratello è uno chef, per cui ho sempre avuto. Io trovo che l'architettura, la cucina e la produzione abbiano un filo conduttore tra di loro, cioè l'importante è saper mettere i giusti ingredienti insieme, e sia per l'architettura che per la cucina che per la produzione. Quando metti gli elementi giusti insieme, quindi una buona scrittura, una buona regia, una buona interpretazione, dei buoni attori, e poi anche diciamo, una buona uscita, un buono sviluppo del progetto, è chiaro che un film è ben riuscito. La stessa cosa vale per l'architettura e la stessa cosa vale per la cucina. Quindi c'è un filo conduttore legato alle mie passioni. Partendo da essere, diciamo, stato prima parte di chi fa dei film, quindi ho fatto lo scenografo, è chiaro che ho un modo di vedere le cose anche in modo molto più specifico, perché mi rendo conto di quelle che possono essere, diciamo, le problematiche legate a dei budget, e quindi in un momento così particolare in cui siamo, è chiaro che è fondamentale la ricerca affinché, diciamo, c'è un limite oltre il quale non puoi realizzare alcuni progetti, e dunque, insomma, cerco di impegnarmi affinché i progetti vengano realizzati nel migliore dei modi. Insomma, almeno ci proviamo.